Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati su Eureka. Io sono Alessio, ovviamente. Oggi parleremo ancora di scienza e in pochi minuti vi racconteremo cos'è una base antartica, come si vive all'interno e tutto quello che concerne lo studio in queste basi. 42. Oggi con Gabriele Coppi, astrofisico, parliamo delle basi antartiche e di tutto ciò che concerne il mondo della ricerca in quelle basi. Ciao a tutti, agli amici di Lega Nerd. Ma iniziamo dal principio, come si arriva in una base antartica e quanto è grande una base? Arrivare in Antartide ci si arriva con gli aerei, fondamentalmente. Si fa un volo in genere fino in Nuova Zelanda, aerei normali, civili, e poi da là prendi aerei militari, come un C-17 o un C-130. A sinistra è il C-130, a destra è il C-17. E poi si atterra sul ghiaccio alla base di McMurdo, che è una base veramente grande, si parla di 800-900 persone, ci sono molti edifici ed è situata nell'isola di Rose Island. Questa qui è la base e quella in basso è una planimetria, diciamo, di tutti gli edifici che sono nella base. Allora, Gabriele, passiamo alla seconda domanda. Ovviamente incuriosisce moltissimo, com'è la vita all'interno della base e soprattutto che tipi di ricerche si fanno magari nella base antartica dove tu hai lavorato? Allora, la vita all'interno della base è scandita da orari predefiniti. Si fa anche per aiutare proprio il ritmo circadiano, visto che c'è sole 24 ore su 24. Alla base di McMurdo tutto è focalizzato intorno a quello che è chiamato l'edificio 155, che è la mensa. Ricordiamo che essendoci 900 persone, questa qua è la mensa, deve essere in grado di accogliere almeno 250-300 persone allo stesso tempo. Quella a destra invece è una mensa da campo alla base della ricerca della NASA, del lancio dei palloni. E come dicevamo, questa è una delle attività di ricerche che possono venire fatte lì in Antartide. Poi ci sono sicuramente geologia, biologia, ci sono anche attività di ricerche finanziate dalla NASA per eventuali esplorazioni su Marte. Quindi tutto quello che non può essere fatto o che deve essere fatto in ambienti estremi. Infatti la domanda che mi viene spontanea è: ma come mai si devono fare alcune ricerche proprio in Antartide? Sì, per dire, climatologia, ovviamente l'Antartide è uno dei continenti più affetti dal cambiamento climatico. Marte presenta temperature estreme, quindi sicuramente avere dei robot che sono testati in Antartide può aiutare. L'Antartide, inoltre, essendo perennemente ghiacciato, ad esempio, conserva memoria storica di quello che era il nostro pianeta in passato, quindi a livello geologico pure. Quindi ci sono infiniti motivi, dal punto di vista astronomico, pulizia del cielo, poco inquinamento luminoso e radio. Tornando alla base, parliamo un pochino anche di appunto la vita quotidiana, le temperature, anche gli animali, quindi magari come appunto il vostro ciclo di vita viene stravolto all'interno di una base antartica. Le temperature sono molto variabili, si parte a novembre che fa anche meno 30 di percepita per via del vento, si arriva a dicembre con circa 0 gradi più o meno. I ritmi di vita sono sicuramente scanditi dagli orari lavorativi, e soprattutto per noi ricercatori che lavoriamo praticamente 7 giorni su 7. Poi però ci sono diverse attività, soprattutto la sera, per svagarsi. Ecco, questa è un'immagine delle comunicazioni interne che avevamo alla base con le informazioni meteo, ma a destra trovate anche, ad esempio, la lista dei passeggeri per i voli per tornare in Nuova Zelanda. Le attività che si possono fare sono infinite, passeggiate.
andare a osservare animali, sport. Invece, sempre parlando appunto di vita quotidiana, per noi nerd la cosa più importante è la connessione, no? Per alcune volte, ma adesso non soltanto i nerd, anche per la vita di tutti i giorni. Se ci vuoi spiegare un pochino come si gestisce appunto una connessione internet, hai parlato di svaghi, abbiamo la possibilità di vedere film e poi magari anche un po' di quadro per quanto riguarda il cibo. La connessione internet è pietosa a dir poco, nel senso c'è una connessione satellitare da 20 mega che è disponibile di tutta la base, di cui però una parte limitata deve essere bloccata per situazioni di emergenza, un'altra parte per situazioni scientifiche, quindi la banda effettiva è veramente bassa. Quindi è impossibile guardarsi Netflix e ascoltare Spotify. Per cui, ad esempio, per vedere film si ricorre al vecchio videoregistratore piuttosto che DVD. E poi si spende tempo, ad esempio, ai bar a giocare a biliardino o ad altre cose simili. E invece appunto il cibo? Il cibo dipende, nel senso. C'è una pizza 24 ore su 24 che non è nemmeno troppo male, devo essere onesto. E, per quanto riguarda il resto, nel periodo che va da metà ottobre a inizio dicembre si hanno verdure fresche e frutta fresca. Dopo, per il cambio degli aerei, si utilizza il C-130 invece che il C-17, non c'è più la possibilità di portare cargo. E quindi diminuisce la quantità di frutta e verdura fino a zero, fondamentalmente. Quindi si usano tutto surgelato e poche altre cose. Allora, per concludere un pochino la nostra chiacchierata, sarà la prima di tante, parliamo di dormire, soprattutto in un paese come l'Antartide, penso che non sarà così facile, come vi spostate da una parte all'altra appunto della base. Allora, dormire è sicuramente difficile, essendoci il sole 24 ore su 24, abbiamo bisogno di doppie tende. Questa è un'immagine di una stanza tipica in Antartide, è condivisa tra due persone, c'è un bagno in comune con un'altra stanza, quindi è condiviso in quattro il bagno. Ci sono le docce in bagno, però in teoria sei limitato dalla quantità di docce perché non c'è la capacità di produrre abbastanza acqua. Allora, il trasporto nella base, all'interno della base stessa si gira a piedi. Poi però per andare fuori, per andare ad esempio all'aeroporto piuttosto che alla base NASA che è fuori, si utilizzano diversi veicoli. C'è il Matrak, che è questo qua a sinistra con queste ruote triangolari. E poi ci sono ovviamente anche degli autobus nel caso in cui ad esempio arrivano gli aerei, ma anche andare alla base NASA si sa in 40-50 persone che si devono muovere tutti i giorni. E ci sono questi due veicoli che sono Ivan e quest'altro veicolo in basso a destra che è chiamato il Cress, che sono veicoli piuttosto comodi per spostarsi, anche se comunque per fare 10 km di tragitto ci si impiega più o meno un'ora. Quando è bel tempo, 45 minuti, ecco. Insomma, non è una scheggia di luce, ecco, quindi sicuramente. No, decisamente no. Si può arrivare anche con altri veicoli e impiegarci 2 ore e mezzo in base al meteo. Senti, proprio l'ultimissima curiosità, qual è la primissima cosa che hai notato nel tuo ritorno a terra che mancava appunto in Antartide? Oh, il buio sarebbe troppo semplice la risposta, per cui dico gli odori. Ah, gli In odori. Antartide, dopo 3 mesi, è un ambiente talmente secco e con poche piante e pochi odori che quasi perdi il senso dell'olfatto. Quindi invece a terra, in Nuova Zelanda, che è in piena estate, quindi tutte le piante in fiore e tutto, e sei sommerso dagli odori. Bene, allora intanto ti ringraziamo Gabriele e chiaramente al prossimo approfondimento e buon lavoro. Grazie a voi, a presto. Ciao. Bene, grazie a Gabriele, il nostro astrofisico di riferimento. Come sempre, continuate a seguire la nostra pagina di YouTube, condividete il nostro video, attivate la campanellina per non perdere nessuna delle nostre notifiche e ovviamente fate un like se vi è piaciuto e anche un dislike se non vi è piaciuto. Al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!